Grazie per la vostra presenza. Io mi chiamo Laura Rossi, faccio parte di ISDE e a nome di ISDE ringrazio l'amministrazione comunale che ha concesso il patrocinio per questa iniziativa, il giunto della sala. Ringrazio le persone che a diverso titolo hanno collaborato a questa serata, quindi Maria Grazia Dal Bra e Paolo Manza del Comune di Schio, poi Simone Barettoni, Germano Bonato e Francesca Clementi che ci hanno aiutati, grazie del prezioso aiuto. E questa sera parliamo di un argomento che ci riguarda più da vicino, di tutti gli argomenti riguardanti ambiente e salute ci riguardano da vicino, questo più degli altri, perché parla appunto di un progetto che dovrebbe essere realizzato nel nostro territorio. E ne parleremo questa sera con degli esperti che non hanno bisogno di tante presentazioni, il professor Gianni Tamino, già docente dell'Università di Padova, biologo e componente del comitato scientifico di ISDE, che è uno dei massimi esperti di tematiche ambientali e in particolare di tematiche legate all'incenerimento. E poi dovremmo parlare anche con il dottor Vincenzo Cordiano, medico ematologo e presidente di ISDE Veneto, che però ci ha chiamato poco fa, ha avuto un contrattempo piuttosto serio, un problema familiare piuttosto serio, quindi non so se riuscirà ad arrivare, ma abbiamo qui il dottor Francesco Bertola, il dottor Claudio Lupo di ISDE, tutti espertissimi di FAS, quindi abbiamo l'imbarazzo della scelta. Prima di iniziare chiamerei l'assessore Maculan per un saluto veloce. Grazie per le veloce, No, ce no. n'era bisogno. No, buonasera a tutti, è un grande piacere veramente non solo essere qui, ma essere qui assieme a tanti cittadini studensi, non solo studensi, perché basta uno sguardo rapido alla sala per vedere che qui sono presenti non solo cittadini, ma anche molti amministratori anche di comuni limitrofi a Schio, e questo era uno degli scopi, credo, anche, no? Cercato da ISDE nell'organizzazione di questa serata. Cercare di portare sensibilità in una tematica sulla quale c'è anche poca consapevolezza attualmente, sulla quale c'è grande preoccupazione, perché effettivamente eravamo quasi abituati fino a pochissimi mesi fa, devo dire, a relegare, no, la problematica dei FAS ad altre aree molto vicine a noi, no? Però al di là di un monte, nell'altra valle, con alcuni scandali che hanno fatto sì che il nostro territorio divenisse anche agli onori della cronaca, purtroppo famoso come uno dei territori inquinato da queste sostanze in modo peggiore a livello europeo e mondiale. E quasi vivendo in questa illusione, no? Che una catena collinare ci separasse da questo drammatico problema, perché il problema era della Miteni e dello scandalo e dei processi che stanno al momento anche portando, speriamo, delle condanne che speriamo siano esemplari. La realtà ci sta mostrando il contrario, vale a dire il problema purtroppo non è relegato alla Val di Leo. È un problema globale, è un problema di tutti i territori industrializzati e sviluppati. E noi qui, al pari degli altri, lo viviamo e dobbiamo sopportarne probabilmente nel futuro prossimo il costo di quello che è stato uno sviluppo di benessere industriale, sociale ed economico, che ha portato le società di oggi ad avere certamente delle agevolità, quindi un benessere diffuso, la possibilità di avere prodotti di enorme comodità, no? Perché questi prodotti, poi lo spiegheranno molto meglio di me i docenti che sono i relatori e che ringrazio per essere qui a Schio, nonostante tutti gli impegni che sappiamo avere anche a livello internazionale, hanno voluto esserci per portare una voce scientifica di valore e di spessore alla cittadinanza.
E quello che appunto, la comunità che questi prodotti hanno portato, la stiamo pagando ora, la pagheremo sempre di più. E la riflessione che volevo fare con voi assieme, ed è il motivo per cui appare lo stemma del comune di Schio in questa locandina, è come vogliamo pagare il costo dello sviluppo sociale, economico e industriale che abbiamo avuto in questi anni e che avremo negli anni prossimi. Perché ci sono due approcci. Il primo è molto semplice, superficiale, non è sostenibile. Abbiamo fatto un bel incontro un paio di settimane fa sulla sostenibilità e su cosa significhi sostenibilità. E in soldoni significa sì puntare e mirare allo sviluppo e al benessere, ma senza che questo pesi e gravi sulle generazioni future. E quindi questo peso che noi stiamo portando, su chi vogliamo che gravi e in quale modo? Perché un metodo è l'approccio puramente economico. Prima Laura, la dottoressa, professoressa Laura Rossi, che è stata anche mia professoressa e che ringrazio ancora molto per questo, e ci ha detto una cosa molto importante. E c'è un progetto in corso ed è il motivo per cui molti di noi siamo qui questa sera, perché di questo progetto non c'è stata proprio grande chiarezza fino ad oggi. Persino noi, qui c'è anche l'assessore al sociale e vice sindaco Cristina Marigo, ci sono tanti rappresentanti del Consiglio Comunale, di maggioranza e di opposizione, quindi persino noi amministratori abbiamo avuto gran poco a conoscere di questa progettualità che è in corso. E però c'è un progetto tra due società pubbliche partecipate della nostra provincia che nella sostanza può anche essere giustificabile, vale a dire, se noi utilizziamo un approccio puramente economico, si va a testare tra due società pubbliche una formula tale per cui ci sia un risparmio, che poi si ripercuoterà in tariffe più basse per i nostri utenti. Vale a dire, il problema dei fanghi è un problema molto molto importante. Nella nostra provincia se ne producono all'incirca 20.000 tonnellate all'anno e i fanghi sono purtroppo inquinati da queste sostanze, in modo irrimediabile, che siano civili o che siano industriali. Quindi, la progettualità cosa prevedrà? Prevede di testare di fatto due aspetti. Il primo, andare a vedere la possibilità di essiccamento di questi fanghi. E su questo io credo ci sarà ben poco da obiettare, ben poco da dire, vale a dire se noi riusciamo a essiccarli, ne riduciamo la volumetria, ne riduciamo dunque la massa, e questa massa poi dovrà comunque essere smaltita da qualche parte, attualmente in discarica, oppure i fanghi vengono sparsi nei campi. Ed è un grande problema, ma è un problema a cui non c'è ancora una soluzione. E quindi bisogna capire se la soluzione è quella che ci viene in qualche modo proposta. Perché la seconda parte di questo progetto è preoccupante. È preoccupante soprattutto se non parte da un processo scientifico di analisi e studio del contesto. Non mi dilungherò su questo perché lo faranno appunto sia Laura e sia poi il professor Camino, ma quello che al momento ci è stata data la possibilità di appurare è che l'unica sperimentazione in corso è sulla possibilità tecnica che questi fanghi siano una volta essiccati inceneribili. Dunque non abbiamo ancora ad oggi le informazioni che servirebbero per poter prendere una scelta razionale, consapevole e proiettata alla sostenibilità futura, soprattutto rispetto al fatto che non vi siano impatti sulla salute umana, ed è quello che invece è la nostra più grande e preminente preoccupazione. Quindi io ringrazio Laura Rossi, ISDE, il professor Camino per essere qui questa sera, perché il primo passo per portare a casa un risultato, e un risultato può essere un qualsiasi risultato, anche solo la consapevolezza. Gran parte delle volte la consapevolezza crea massa, come questa sera dimostra, e la massa critica crea consapevolezza anche di chi poi è scelto di dover assumere. Quindi il fatto che qui questa sera ci siano così tante persone, che probabilmente se ne sarebbero volute essere ancora di più, ma credo che magari tramite registrazioni o altri canali tante altre persone avranno la possibilità di sentire quanto verrà detto qui questa sera. E questa sera noi qui portiamo semplicemente un po' di conoscenza in più della tematica. Conoscenza significa anche preoccupazione, ma è giusto che ci sia. Perché, e questa è la mia opinione, però condivisa dall'amministrazione comunale, il costo non deve essere valutato in termini economici.
ma il costo di quello che è stato lo sviluppo è sì un costo economico che dobbiamo sopportare tutti, ma che non si brucia, non sparisce attraverso la termodistruzione, ma forse se ne crea un altro, incognito, invisibile, sembrerà di nascondere il problema, ma in realtà se ne creano altri di molto più importanti e a volte neppure sondabili. Io vi ringrazio e siamo qui a disposizione come amministrazione comunale, ma al termine dell'azione, per qualsiasi tipologia di domanda e curiosità possa esserci posta. E non solo da parte mia, ma credo anche da parte degli altri amministratori dei comuni con i quali assieme condividiamo la guida di queste società pubbliche. Grazie. Sì, allora devo cominciare io. Io farò semplicemente un resoconto degli eventi che ci hanno portato ad organizzare questa serata e quindi per dare un senso a quello che noi stiamo facendo e anche un senso alla vostra presenza qui. Allora, anche noi di ISE abbiamo appreso, come la maggior parte di voi, abbiamo appreso dalla stampa locale dell'esistenza di questo progetto di essiccamento e di incenerimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue proposto da Viacqua, alla società Alto Vicentino Ambiente. Come diceva prima l'assessore, sono due società pubbliche di cui proprietari sono i comuni, cioè sì, i proprietari siamo noi, e quindi è estremamente importante che noi siamo informati rispetto alle decisioni che vengono prese e anche alla direzione che si vuole dare alle politiche di questa società. Di queste società. Allora, questo progetto viene descritto in questa intervista in cui si espone il piano industriale e addirittura viene definito come un esempio di economia circolare, di sostenibilità. Dice un piano industriale molto concreto che sulla sostenibilità passa dalle parole ai fatti. E quando noi abbiamo avuto questa notizia ci siamo molto allarmati. Ci siamo allarmati intanto perché ormai le evidenze dei cambiamenti climatici sono drammaticamente tra di noi. Non possiamo più ignorarle e quindi dobbiamo cercare di limitare e diminuire le combustioni il più possibile. Per cui ci ha colpito negativamente che addirittura si mette in piedi un progetto che è incentrato sull'incenerimento, quando dovrebbe essere un imperativo assoluto anche nei confronti delle nuove generazioni fare tutto il possibile perché l'incenerimento e le combustioni vengano progressivamente diminuite. Il secondo motivo di allarme nasce dal fatto che i fanghi di depurazione sono dei materiali, sono sostanzialmente i rifiuti degli impianti di depurazione a fanghi attivi, dove i microrganismi depurano gli inquinanti che sono biodegradabili appunto, però non possono degradare quelle sostanze, quei xenobiotici che sono al di fuori del ciclo della materia, sono le molecole che abbiamo creato noi. E quindi queste restano nei fanghi e i fanghi riflettono con la loro composizione la contaminazione della materia che noi ormai abbiamo. E tra queste sostanze ce ne sono alcune, come le diossine o come le sostanze perfluoroalchiliche, che sono sostanze tossiche e sono sostanze persistenti, cioè sono sostanze che in natura non vengono degradate,
per la loro struttura chimica, come poi verrà sicuramente ben spiegato, sono chiamati i veleni eterni, perché ormai hanno contaminato, possiamo dire, ogni parte della Terra, proprio grazie alla loro straordinaria resistenza. E la loro straordinaria resistenza anche ai trattamenti termici, in particolare per quel che riguarda le sostanze perfluoroalchiliche. Sulla base di queste considerazioni noi di ISTE abbiamo scritto all'amministrazione comunale di Schio, che è sede dell'impianto e anche socio di maggioranza relativa della società AVA, e abbiamo scritto al comune di Marano Vicentino, che è sede dell'osservatorio sui rifiuti e sulla cogenerazione. Abbiamo scritto riportando i nostri timori e motivandoli, come sempre fa ISTE, partendo dalla letteratura scientifica e dalle evidenze scientifiche. E abbiamo chiesto delucidazioni su questo progetto, qui vedete un estratto della lettera. E... non si vede mica, abbiamo niente. Ma come mai? Non so, scusate, io vi ho fatto vedere. Devi togliere e mettere là il tuo. No, no, non togliere quello, devi togliere il file, sostituire, diciamo. Devi chiudere quel file e mettere tu. Ma io pensavo che fosse. No. Mi ha fatto scherzo. Adesso devo aspettare che mi metta. Questo è tuo? No, è che quello che vedo io. No, noi non vediamo. Sì, sì, aspetta. Ecco, eccoli. Oh. Adesso devi inserire tu. No. Premi due volte su quello. Ok, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Ah, è sotto dove c'è presentato, ecco. Benissimo, questo era quello che vi volevo mostrare prima. Questo è il presidente di Viacqua e questa è l'intervista dove ci sono, c'è la definizione appunto di progetto sostenibile. E questa è la definizione dei fanghi ed eccoci alla lettera. Allora, in questa lettera, come sì, vedete, abbiamo non solo chiesto dettagli su questo progetto, ma abbiamo anche chiesto quali fossero le valutazioni preventive sull'impatto sull'ambiente e sulla salute, e quali le misure, i monitoraggi che si pensava di realizzare per controllare l'effetto sull'ambiente e sulla salute di questo progetto. Allora, in questa diapositiva avete a sinistra un elenco dei comuni che sono serviti da Viacqua e sulla destra una cartina che riporta le zone gialle, arancioni, rosse, verdi, comunque zone con criticità variabile, ma tutte con criticità relativamente alle sostanze perfluoroalchiliche. Alcuni dei comuni serviti da Viacqua ricadono nella zona rossa, altri nella zona gialla, altri nella zona verde, altri ancora in zone che non ricadono in questi colori, nei quali però comunque, come ci dice tutta la letteratura scientifica, la contaminazione da PFAS c'è e la ritroviamo nei fanghi. Quello che noi abbiamo riportato in questa lettera sono stati riferimenti delle rilevazioni della stessa ARPA, che come vedete riscontra le sostanze perfluoroalchiliche soprattutto nei depuratori. Questo è il lavoro del 2016, questo è il lavoro del 2017, questo è l'Agenzia Europea dell'Ambiente, dove dice chiaramente che sia gli impianti di depurazione industriali che civili
hanno questa contaminazione da FAS. Tra parentesi, la maggior parte dei nostri impianti di depurazione, quello di Schio compreso, sono misti, cioè ricevono acque sia civili che industriali. Ovviamente le industrie hanno l'obbligo di rispettare i limiti allo scarico. E la, addirittura in questa relazione del 2019 sui rischi chimici emergenti in Europa si dice che il semplice incenerimento dei rifiuti urbani è una sorgente di FAS, perché ormai queste sostanze sono presenti in moltissimi oggetti di uso comune che fanno parte della nostra vita. La resistenza di queste sostanze all'incenerimento fa sì che vengano comunque rilasciate in aria. Ecco, i risultati della Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti, in particolare la relazione sulla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche, l'ha trovata in rete, è un continuo riferimento alla contaminazione da FAS, alla contaminazione negli impianti di depurazione, alla contaminazione nelle acque. Viene anche espressa la preoccupazione che al di là delle zone come il Veneto e il Piemonte che hanno avuto questi casi eclatanti, noi abbiamo il triste primato del peggiore caso di inquinamento della falda mai accaduto in Europa, però al di là di queste regioni dove comincia ad esserci un'allerta, in realtà c'è probabilmente una sottostima nelle altre parti d'Italia di quanto importante e grave e diffusa sia questa contaminazione. Allora, il problema dei fanghi qual è? Il problema è che quando noi contaminiamo il ciclo della materia non ne andiamo più fuori, perché se i fanghi teoricamente in un ambiente in cui non ci fossero questi inquinanti potrebbero essere dei materiali che per la loro composizione, per la ricchezza di sostanza organica potrebbero essere degli ammendanti in agricoltura, ovviamente se noi li spargiamo nei campi non facciamo altro che far passare direttamente gli inquinanti nel suolo. E quindi questi fanghi non possono più essere sparsi, però la soluzione che viene trovata è non soluzione, perché non solo non risolve il problema, ma ne genera degli altri. Questa è l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti, dove viene detto chiaramente che l'incenerimento dei FAS è una pratica che non è in grado di distruggerli, ma anzi è in grado di produrre degli altri composti più piccoli e che sfuggono anche al nostro controllo. E questo è un intervento di Polesello, che è un ricercatore del CNR, e in effetti un interessantissimo convegno c'è stato a metà aprile a Legnago, è stato ribadito da questi due ricercatori del CNR come allo stato attuale sicuramente il problema dell'incenerimento dei fanghi non è dell'incenerimento, scusate, dei FAS, quindi della termodistruzione, è un problema tuttora irrisolto. Allora, noi abbiamo scritto questa lettera, il comune ci ha messo in contatto con Viacqua e a cui abbiamo rivolto appunto queste osservazioni. Da qui è partito uno scambio di lettere. C'è stato un incontro in municipio alla presenza del sindaco, di alcuni assessori, tra cui l'assessore all'ambiente. C'eravamo noi di Istre e c'erano il presidente e il direttore tecnico di Viacqua, al quale abbiamo presentato le nostre osservazioni. C'è stato in seguito anche un sopralluogo, nel senso che, vabbè, un po' torto collo, abbiamo accettato di andare a presenziare ad una prova di
essiccamento dei fanghi e poi di successivo incenerimento. Dico torto collo perché noi avevamo chiesto di avere con grande anticipo tutta una documentazione che in realtà è arrivata il giorno stesso ed era anche assolutamente incompleta. Però siamo andati e il risultato di tutto questo qual è? Ecco, quindi quali sono state le rassicurazioni? In realtà i nostri timori non sono stati fugati, se possibile sono anche aumentati e vi spiego il perché. Innanzitutto tutte le osservazioni che noi abbiamo portato con dei riferimenti scientifici non hanno ricevuto nessun tipo di controdeduzione, cioè in pratica non ci è stato risposto se e come quello che dicevamo noi, quello che dice la letteratura scientifica è sbagliato. È superato, non è più vero, non è così. Non ci è proprio stato risposto rispetto a questo. Non ci è stato risposto rispetto al quali misure siano state prese per monitorare il rischio sulla salute, per la salute e per l'ambiente, quale progetto di controllo. Non ci è stato risposto. L'unica risposta che ci è stata data è che l'impianto di incenerimento di Schio, l'AIA, cioè l'autorizzazione integrata ambientale, che indica ovviamente tutti i codici CER di materiali che possono essere inceneriti, comprende anche il codice CER dei fanghi di depurazione. E questo è vero, questo noi lo sapevamo perché l'AIA è un documento pubblico. Il problema è che a parte che l'AIA scade quest'anno e va rinnovata, però il problema è che tanto così per non andare molto lontani a Legnago, un sindaco ha dovuto bloccare con un'ordinanza la Kenviron, che è una società che tratta la rigenerazione dei filtri, l'ha dovuta bloccare con un'ordinanza appellandosi al principio di precauzione proprio per una contaminazione da FAS, e questa Kenviron stava funzionando in perfetto rispetto dell'AIA. Quindi dire che l'AIA permette di incenerire questi materiali non significa dire che quindi la nostra salute è tutelata, anche perché l'AIA scade quest'anno, nel frattempo le evidenze scientifiche che si succedono possono, come dire, superare e lo vediamo comunque anche rispetto al progressivo abbassamento dei limiti di tossicità delle sostanze. Allora, questo è il primo dato, quindi non c'è stata data nessuna risposta, non esiste, a quanto noi ne sappiamo, un piano, un progetto, non c'è stato neanche un pensiero su quali siano le misure per controllare, per tutelare la salute delle persone. E vedete, questa è una delle risposte di Viacqua, dove si fa riferimento al codice CER e poi si fa riferimento anche al fatto che comunque questo progetto inizierà in forma sperimentale con i soli fanghi di Schio, che sono risultati essere sorprendentemente privi di FAS. Durante l'incontro abbiamo chiesto di visionare le analisi a sostegno di questa sorprendente affermazione. Abbiamo un po' tribolato, però poi alla fine abbiamo avuto le analisi e abbiamo visto, ma poi lo sottolineo, quindi spiegherà molto bene, abbiamo visto che queste analisi sono delle analisi che hanno dei limiti di rilevabilità che sono totalmente incongrui, perché i limiti di rilevabilità di queste sostanze, anche i limiti con cui si ricercano le acque, sono nell'ordine dei nanogrammi e qui parliamo addirittura di milligrammi, quindi è una cosa che non è veramente, non ha nessun senso. È come se noi per monitorare il nostro peso salissimo su una bilancia che comincia a muoversi solo alla tonnellata. Adesso insomma, E la cosa che ci ha più messo in allarme, anche, cioè tra quelli ci ha messo in allarme, è la presenza di questa clausola.
Questo è l'accordo tra le due società e, come vedete, c'è una clausola di riservatezza su quanto possa eventualmente emergere nel corso del progetto. Ecco, questa noi la consideriamo a prescindere inaccettabile nel momento in cui riguarda due società pubbliche, di cui sono proprietari comuni, e nel momento in cui tratta di due società che si occupano di acqua, cioè la risorsa principale della vita, e di rifiuti, cioè uno degli aspetti più delicati e più con maggiori ricadute ambientali che ci possano essere. Quindi non siamo rassicurati. Per questo motivo noi abbiamo alla fine scritto ancora, ribadendo la nostra assoluta preoccupazione, richiamando tra l'altro anche l'importanza della nostra posizione geografica. Noi siamo in un'area che è delicatissima dal punto di vista idrogeologico. Siamo in un'area in cui la falda è vulnerabile e quello che accade al suolo e all'acqua qui riguarda l'acqua di tutte le persone che stanno a valle. Di quanto sia importante l'acqua, credo che non passa giorno, no, in cui non ce ne accorgiamo. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare questa serata, perché noi riteniamo che informare è un dovere, informarsi è un dovere. Riteniamo che le persone devono essere, soprattutto di questi tempi, devono essere le persone che difendono il territorio, che difendono le risorse, che è quello che veramente di più prezioso abbiamo. Noi abbiamo un dovere che tra l'altro è stato anche inserito recentemente in Costituzione, che è quello di tutelare il futuro dei nostri figli. E allora per questo noi crediamo che ognuno di noi non deve restare indifferente, deve informarsi, deve capire, deve essere in grado di costruirsi una propria opinione e poi però deve farsi sentire. Ecco, per questo siamo qui questa sera. Abbiamo invitato Viacqua, abbiamo invitato Alto Vicentino Ambiente. Non abbiamo avuto risposte, non so se siano tra il pubblico, chiedo scusa, però io non conosco, non sono neanche tanto fisionomista. Abbiamo invitato tutti i sindaci dell'Alto Vicentino che fanno parte di AVA, abbiamo invitato tutti i consiglieri comunali del Consiglio Comunale di Schio, perché riteniamo che poi, dopo le relazioni dei nostri esperti, sia molto importante che voi possiate rivolgere certamente anche agli esperti, ma anche ai nostri rappresentanti, possiate rivolgere delle domande per capire che cosa stia succedendo. Grazie. Grazie dell'invito e io parto da una cosa che più volte ho trattato qui a Schio, cioè il problema dell'inceneritore, perché purtroppo è un problema. E ricordo che io sono stato invitato a suo tempo all'inaugurazione dell'inceneritore, quindi lo conosco fin dalle origini. Ma quello che io volevo farvi vedere non è tanto quello che succede a Schio, ma in generale in un inceneritore, perché gli inceneritori, per quanto si dica vecchi, nuovi, nuova generazione, funzionano tutti allo stesso modo. Cioè, quando si brucia, può al massimo avere una qualche efficienza maggiore in termini di produzione di energia, ma in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Il che vuol dire che quando io brucio qualcosa, quello che esce è più o meno non prevedibile, perché abbiamo
migliaia di composti chimici diversi, ma sappiamo che quei composti verranno fuori e varierà a seconda di come funziona l'impianto, di quanta aria e come viene messa, ma in generale alla fine gli inceneritori sia di vecchia che di nuova generazione hanno dimostrato gli stessi limiti, tant'è vero che i famosi inceneritori del nord Europa come quelli danesi li hanno chiusi, li stanno chiudendo perché non hanno dato per niente risultati positivi. Cerchiamo di vedere anzitutto alcuni di questi aspetti. Vedete, i rifiuti in realtà è un problema recente, non perché non ci fossero rifiuti in passato, ma perché fino a quando io ero bambino, sono vecchio ma non Matusalemme, quindi vuol dire che parliamo dell'immediato dopoguerra, i rifiuti non erano il vero problema. Per quale motivo? Perché non c'era la plastica, non c'erano grandi quantità, quando io non c'erano i supermercati, non c'erano i centri commerciali, io andavo a fare la spesa per mia mamma con il sacchetto di juta o decorame, non so, quindi se quelli che hanno la mia età ricorderanno come erano fatti questi, e si andava, non so se qui anche io ero, abitavo a Treviso, si chiamava il Casoin, non so se anche qua è il Casoin, e andavo a fare la spesa. Portavo a casa che cosa? Portavo a casa le cose sfuse. C'era soltanto un po' di carta e la carta, certo, la usavamo allora per accendere il fuoco, oppure ci poteva essere qualche volta qualcosa di materiali, un certo plastica o un metallo, ma nessuno buttava via queste cose. Tutte le cose che in casa oggi vengono considerate rifiuti, mia mamma li dava a me, li mettevo in una scatola, passava il strassaro, che chiamava Strasse Ossi Ferrovecchio Lavenda, e io andavo fuori con la mia scatola, lui mi pesava le varie componenti e mi dava lui dei soldi. Cioè non ero io che pagavo perché me li portasse via, era lui che pagava a me perché glieli davo. Rifiuti praticamente non c'erano. La materia organica si metteva nella concimaia, insomma, oppure si dava, sì, chi viveva in città la dava a quelli che la portavano via, ed era di fatto un asporto localizzato stradale, ma era essenzialmente materia organica che si poteva tranquillamente mettere non in una discarica, in un posto dove si poteva far concime senza difficoltà. Il ferro e i metalli venivano recuperati perché valevano, e così via il resto. Perché incominciano, vedete quelle due curve là in alto? C'è una curva, quella che scende dall'alto verso il basso, è la curva della biodegradabilità dei rifiuti. E la curva che è in basso, che sale verso l'alto, è la curva invece della quantità di rifiuti prodotti. Allora, fino all'inizio del Novecento, in pratica, come spiego quando faccio riferimento alla mia vita, fino all'inizio del dopoguerra, anni 50, primi anni 60, prima del famoso boom economico, no, i rifiuti non c'erano. Cioè c'erano, ma venivano gestiti e addirittura pagavano per prenderli. Cambia tutto quando la biodegradabilità, cioè il fatto di non poter più buttare in un ambiente naturale perché era qualcosa di incompatibile, come la plastica, come metalli particolari, ma come sostanze chimiche, sempre più nel frattempo si era incominciato a usare, che so, anche nelle case il DDT, si usavano antiparassitari, si usavano sostanze pericolose e poi si buttava tutto nei rifiuti. Questo a partire dagli fine anni 50, primi anni 60, è incominciato così. E vedete, man mano che la biodegradabilità diminuisce, sale la quantità e alla fine noi abbiamo inevitabilmente l'accumulo dei rifiuti. Dove li metto? Allora, il problema dagli anni 60 in poi non è stato perché produco rifiuti, ma dove li metto. È come in casa, se noi ci ponessimo il problema, c'è della polvere. Allora, non mi domando perché si forma la polvere, ma prendo la scopa e la metto sotto il tappeto, tanto non si vede. Beh, mettere in discarica o incenerire è ancora peggio, perché se la metto in discarica i rifiuti rimangono quelli, possono andare in falda, inquinare e hanno tutta una serie di problemi. Ma se io invece i rifiuti li brucio, cosa significa? Che non elimino i rifiuti, non produco energia, ma produco inquinamento. E cerco di spiegare perché.
perché è esattamente il contrario di quello che viene detto, ignorando i dati scientifici banali che si potrebbero valutare sulla base della fisica che si studia alle scuole medie, credo. Allora, prima cosa, non elimina i rifiuti, no, perché se io brucio, siccome, ripeto, in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Se io ho una tonnellata di legna che brucio in casa o una tonnellata di rifiuti che brucio nell'inceneritore, a questa tonnellata non scompare. Ma bruciando con l'ossigeno forma una quantità enorme di composti la cui somma è maggiore in peso del materiale di partenza. Quindi non elimina i rifiuti, non produce energia, perché? E uno dice, come? L'inceneritore produce energia elettrica, fa caldo, l'energia elettrica... No, perché se io vado a vedere l'energia contenuta nei materiali che brucio, e se recuperassi quei materiali evitando il consumo di energia necessario per produrli, io recupererei, se faccio un riuso, prendevo il vetro come se riuso la bottiglia, recupero il 92%, 95%. Se riciclo, recupero dal 60% in più. Bruciando, nella migliore delle ipotesi, in termini di energia elettrica, recupero il 20-25% e quel po' di calore, se lo si recupera, ma non sempre lo si recupera, non mi porta mai ai valori del recupero che avrei con il riutilizzo e il riciclo. Quindi è uno spreco di energia. Seconda cosa, sicuramente produce inquinamento, perché appunto ossidi d'azoto, sostanze che hanno effetto clima alterante come l'anidride carbonica, ma gli stessi ossidi d'azoto, e poi polveri sottili, microinquinanti come diossine, PCB, idrocarburi policiclici aromatici.